È pericoloso, pericolosissimo. All'incrocio tra via Casona e via Rucellai è un continuo via vai di auto che si fermano in mezzo alla carreggiata, magari pochi minuti necessari a comprare il giornale e le sigarette, ma abbastanza per creare un pericolo per la circolazione. Uno lo corre a sorpassare, se trova la macchina, non è che si ferma, diciamo proprio là, chi si ferma a metà strada, puoi immaginare se qua passi il pullman. Bisogna che si ferma il pullman, aspetta che vada via la macchina e dopo riparte il pullman. La fila di paletti piantati qualche mese fa proprio per impedire la sosta delle auto ha avuto il solo effetto di spostare il fenomeno di un paio di metri verso il centro della strada, peggiorando la situazione precedente. Dopo aver invano segnalato il problema, la polizia municipale Adriano Cipollato ha deciso di chiamare Rete Veneta. I vigili hanno risposto che è un compito del comune, che ora non può venire qua tutti i giorni a mettere le multe sulle macchine. Cioè, mi diciamo qualche volta, però. La richiesta del residente è un'altra fila di paletti a delimitare il lato opposto di quello che la segnaletica orizzontale indica senza alcun dubbio come un passaggio pedonale, non un'area per la sosta breve delle auto. Chi mette i paletti dalla parte della? O dei paletti o un murettino come che si vede in tante parti, un rialzo, perché le macchine non si fermano sulle marciapiede. Cioè, oppure chi risponda se quello è un marciapiede o se è un parcheggio, basta che risponda a questo.